Buongiorno, deve parlare molto vicino al microfono, altrimenti sì. Facciamo fatica a registrare. Senta, che attività svolge lei, che attività lavorativa? Io lavoro al servizio veterinario di Taormina. È possibile autorizzarlo a togliere la mascherina, Presidente, perché rimbomba molto? Ecco, può ripetere cortesemente? Sì, lavoro al servizio veterinario di Taormina. E qual è la sua circoscrizione di competenza? Noi facciamo da Cesarò a Santa Teresa. Perfetto. Lei si occupa anche di programmazione, lei è un programmatore? Sì. E che cosa fa in qualità di programmatore? Beh, praticamente di programmatore in se stesso non tanto, però inserisco tutti i dati in MDN, metti i vari dati che portano i veterinari in banca dati. E qual è la banca dati di riferimento per voi? Non ho capito. Qual è la banca dati di riferimento per voi? Teramo. Quindi la famosa, dico perché già numerosi allegati riguardano questa banca dati, la BNT, Banca Dati sì. Nazionale Teramo. E questa banca dati che cosa raffigura sostanzialmente? È tutta l'attività che si svolge, che svolgono i veterinari nell'ambito del di veterinari, il livello di bovino, ovine, suine. Questo significa ad esempio anche migrazioni di allevamenti? Transumanze? Sì? Sì, pure questo. Ecco, e che cos'altro posso vedere alla banca dati Teramo? Tutto quello che riguarda, diciamo, queste attività qua, anche di quello che mi occupo io. Anche lo stato di salute dei capi, ad esempio? Sì, certo, perché ci sono i vari risanamenti che vengono effettuati. Ok. È una banca dati di libero accesso o necessita una password? No, noi lavoriamo con una tessera digitale, con la firma digitale, per inserire i dati, però se uno ha la possibilità o anche un libero cittadino di mettere il numero di un capo e vedere la provenienza. Quindi è liberamente consultabile? Sì. Questo l'hai chiesto il pubblico ministero, cioè ci vogliono delle credenziali, delle password? Sì, ci vogliono delle credenziali. Ma chi fornisce queste credenziali di solito? La stessa banca dati? Sì, allora la fa richiesta del servizio veterinario a Teramo e Teramo ci fornisce tutte le credenziali. Senta, le risulta che l'inserimento dei dati sia consentito con questa modalità che lei ha spiegato non soltanto agli ufficiali veterinari ma anche ad altri soggetti? A chi viene rilasciata questa password? No, quello diciamo ai dipendenti dell'ASP del servizio veterinario, di cui vengono fornite le generalità a Teramo, perciò quell'operatore può inserire i dati. Senta, ma ha mai constatato l'avvenuto inserimento di dati, ad esempio, ad opera di centri di assistenza agricola? Quelli loro hanno la delega, però possono inserire non tutto. Non lo so, come i piani di risanamento li facciamo noi. Varie cose loro non possono attingere alla banca dati. Ma sa che cosa possano inserire? Sì, la nascita dei bovini, la morte di un bovino. Ma chi? I capi? I capi, sì, quelli che poi loro ci richiedono la delega e loro li inseriscono. Cioè noi lasciamo la delega e la prendono i capi per mezzo della, logicamente, di fare comunicazione all'allevatore. Che vengono a... Cioè la delega viene comunque comunicata a chi? All'allevatore? No, la delega cioè loro ci fanno richiesta a noi I CA chiedono a voi la delega di lasciare libera la delega e voi rilasciate delega? Lasciamo la delega e poi la prendono a chi credono di operare a posto del nostro. Per Vabbè, esempio lavori diretti, cose varie. E che tipo di dati possono inserire in caso su questa delega? La nascita, utilizzando la morte, questa delega. Fare modelli 4, però per vendita li dobbiamo autorizzare sempre noi, come servizio veterinario. Però per portarla a macello, se sono ufficialmente indenne, li possono fare pure loro. Oppure loro li inseriscono, però poi se c'è... Se non sono ufficialmente indenni o per vendita li autorizziamo noi come servizio veterinario.
perché noi abbiamo le qualifiche, le diamo sempre noi. E le qualifiche degli allevamenti, dice lei? Certo. Le date sempre voi? Sì. Non sono delegabili? No, no, no. Prego. Volevo chiederle, voi fra i vostri compiti avete anche quello di effettuare esami del sangue degli allevamenti, dei bovini? Prelievi di sangue? Sì, prelievi li fanno i veterinari. Rispetto... Vengono portati all'istituto. Sì. Come per esempio da noi li portiamo a Barcellona. Un po' più vicino al microfono. Ah, noi li portiamo a Barcellona, loro esaminano il sangue e poi noi in base all'esame che loro ci danno inseriamo in banca dati. Da questo esame è previsto un lasso temporale entro il quale si possa spostare il bovino, cioè decorso un determinato tempo il bovino non si può più spostare, si ricorda? Sì, praticamente quando si possono spostare entro il mese, dal entro momento mese. In cui si fanno gli esami. Senta, esiste un passaporto bovino? Sì. Di che cosa si tratta? Noi non siamo... Il passaporto, ora dal primo... maggio del 2015 non viene rilasciato più, però fino al 2015 veniva rilasciato un passaporto in cui c'era scritto la nascita dell'animale, dove è nato, e questo vale per sempre. E poi dietro, quando c'è la vendita, si dovrebbe scrivere il passaggio in cui è stato fatto. E ora che non si usa più il passaporto, come si è sostituita questa funzione? Non si usa più il passaporto, non c'è. Si consulta la banca dati. La banca dati. Senta, lei conosce una o più persone che rechino il cognome Faranda? Sì. Chi conosce? Ci sono... C'è Faranda Salvatore, Faranda Marianne, ci sono diverse Faranda da noi. Li conosce per quali ragioni? Perché vengono in ufficio per disbrigo di tutte le pratiche che si fanno. Senta, la Guardia di Finanza il 27 ottobre del 2016... Le mostrò un'effigie fotografica senza nome, sì. Io qui ce l'ho in bianco e nero e sbiadita, ma i signori avvocati credo l'abbiano già potuta vedere. Gliela rimostro, se lei mi sa dire di chi si tratta, sì, ovviamente senza dare denominazioni di sorta. Sì, questo è Faranda Salvatore, lui viene sempre spesso in ufficio. Per fare le pratiche, praticamente. Faranda Salvatore, si ricorda come si chiama per esteso? Lei lo conosce come Faranda Salvatore, basta? Faranda Salvatore, Faranda Aurelio. Faranda Aurelio. Si ricorda quali erano le imprese che lui gestiva? Lui, lì da noi ce n'era tre, mi sembra. Ricorda qualche nominativo? C'era, poi lui ha fatto diversi cambiamenti in società come Dottorello, e poi non ricordo tutti perfetto. Poi c'era Lubica, mi sembra una certa Lubica, non mi ricordo poi in questo momento. Lei in quella occasione, quando si presentò alla Guardia di Finanza, fece un accesso alla banca dati Teramo, ricorda, per rispondere? Sì, noi abbiamo utilizzato la banca dati. Va bene. Può dirmi cortesemente se l'esito di questo accesso è raffigurato dai 5 fogli? No, che non ho capito bene. Mi deve dire cortesemente se il suo accesso alla banca dati Teramo ha dato come esito questi 5 fogli che le sto per mostrare, che sono parimenti allegati al... Sì, se l'abbiamo fatto noi, perché sicuramente sono pure firmati da me. Adesso gliele mostro. È sempre allegato al verbale di sommarie informazioni 27 ottobre 2016, sono, ripeto, 1, 2, 3, 4 e 5 stampe siglate. Sì, queste sono pure la mia sigla, cioè. È la sua sigla? Sì.
può dire rapidamente al Tribunale quali codici sono emersi dalla consultazione, che nominativi... Non ho capito, mi scuso. Scusi. Che tipo di accesso? Che tipo di accesso ha fatto? Cosa ha cercato in banca dati? Questa qui è la mia password. No, cosa ha cercato? Lo so che tipo avrà usato la sua password. Loro mi dicevano il codice fiscale e cercavamo le varie attività. E che il codice fiscale di cosa? Di ditte? L'attività che... Di Faranda? Di Faranda, di quello che mi hanno chiesto loro. Cosa ha trovato? Qui sì. Cosa ha trovato? Praticamente poi quando si inserisce il codice fiscale o la cosa si esce, diciamo, con le attività che ha il proprietario. E quante ne sono uscite? Gli esiti ci interessano. Le leggo? Sì, sì. La Contessa, società agricola e Tempesta. La Contessa era chiusa, la Tempesta era allora aperta. Poi c'era Montagna dei Nebrodi, era pure chiusa, e Calat, Faranda Aurelio, che queste erano tutte chiuse, Tempesta e questo qui però 265 Montegnano Giacomo. Poi c'era Luca Cristo Sebastiana, Boina del Calatino, Faranda Fabio. La bovina del Calatino? Bovina del Calatino, dei fratelli Faranda. Calat, Tempesta, azienda agricola, Mamaia. Quindi per capire, lei ha inserito il codice fiscale nella banca dati del Faranda, Aurelio Salvatore? No, no, il codice fiscale. Il codice fiscale di chi? Il codice fiscale, per esempio il codice fiscale è mio e mi esce tutte le attività che ho io. Ah, quelle che ha curato lei? No, quelle che ci sono in banca dati, anche se non sono in... nel nostro distretto escono tutte le attività che ha un allevatore. Signore, scusi, Spadaro Dottore, è possibile che le abbiano chiesto di fare una ricerca per codice aziendale? Sì, pure, se loro mi dicevano quello che volevano, pure per codice aziendale. Certo. Lei riesce a ricostruire da queste stampe quale codice aziendale le è stato comunicato? Ma qui ci sono sempre i codici fiscali, però io non è che mi ricordavo allora tutti i codici fiscali. Allora facciamo così, Presidente, se no diventa poco chiaro. Lei trova... Lo è già poco chiaro. Sì, prego. Ma in realtà è un problema forse proprio di denominazione dell'oggetto della ricerca. Lei trova una ricerca che abbia ad oggetto il codice 025ME089? 025? Dovrebbe rinvenirsi. Sì. Se sfoglia i fogli che ha sott'occhio. Se no, detta così, sembra che sia stato inserito un codice fiscale e siano usciti dei risultati. Non è così. O almeno non sembra così. Perciò. 025. 025089, sì. Perfetto, quindi una prima ricerca aveva ad oggetto codice azienda 025ME089, riconducibile a quale impresa? All'impresa Tempesta Società Agricola. E lei ha tratto uno storico praticamente di questa azienda. Che cosa risulta, sì, dalla stampa? Che risulta, prima era una era denominata Contessa, poi è stato chiuso, è stato fatto un passaggio a Tempesta. Ok, solo per essere chiari, questa è una tracciatura dei codici azienda, non dei codici fiscali. Questa? Allora, questo qui è un codice aziendale, però io, come dicevo, se loro avevano dei codici fiscali, come per esempio qui mi risulta su Catania, che io non so, questi qua sono andati con il codice fiscale o la partita IVA, loro si mette la partita IVA o il codice fiscale ed escono tutte le attività che ha il proprietario di questo codice fiscale. Sì. Se lei inserisce il codice fiscale di Faranda Aurelio Salvatore nella banca dati Teramo, le viene fuori che cosa? Le vengono fuori tutte le aziende del Faranda Aurelio Salvatore. Per esempio qui c'è
un codice fiscale che sono tutti, per esempio, di Catania, che io non so i codici aziendali di Catania, però con il codice fiscale o partita dell'allevatore o dell'azienda escono fuori. Chiarissimo, basta. Queste. Non ho altre domande, chiedo l'acquisizione dei documenti. Le difese? Nessuna. Che cosa chiede l'acquisizione dell'effigie? Sia dell'effigie fotografica che delle 5 stampe dell'accesso alla banca dati, va bene.